Grazie Presidente. Allora, rispetto a questo tema, se abbassare o meno le tasse a teatri e librerie, le tasse legate ai rifiuti, la narrazione nel nostro paese rispetto alle due compagini politiche di destra e sinistra ha sempre voluto, no, che la destra le tasse le voleva abbassare e la sinistra le alzava. In mezzo a questo teatrino, no? Poi alla fine siamo arrivati noi che ci siamo dovuti caricare delle conseguenze di tutta questa roba, conseguenze legate anche ai debiti che questo teatrino ha maturato nel frattempo. Per cui ci appare leggermente paradossale venire a criticare anche su questo aspetto un'amministrazione che sta sanando i conti di questa capitale, rispetto al fatto che magari prima appunto si risanano i conti e poi si decide come eventualmente abbassare le tasse. Ci sembra del tutto logico e normale, anzi ci sembra leggermente naturale. Quello che non ci sembra naturale è che proprio oggi ci venga, no, rinfacciato un qualcosa quando ieri è stato condannato un sindaco di questa capitale a 6 anni per tutta una serie di ragioni che comportano comunque un legame con quello che ha maturato una serie di debiti che stiamo pagando. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, io prima di, no, continuare a venire in quest'Aula e continuare a dover sentire questo tipo di, no, critiche, io una domandina me la farei e me la farei anche da parte dei colleghi qui alle mie spalle, che adesso sono un po', no, è rimasto solo il capogruppo, ma anche loro insomma su questa cosa hanno qualcosa da dire. Quindi ho sentito degli, no, degli interventi di tutti quanti a favore, abbassiamo, abbassiamo le tasse. Per carità, tutto molto bello, tutti vorrebbero abbassare le tasse, averci i soldi per poterlo fare. Noi siamo disponibili. Quando riusciremo a risanare i conti definitivamente rispetto a questa città, probabilmente apriremo tutte le porte a tutte le proposte del mondo che vanno in questa direzione. Ma fino a quel momento, per favore, evitate di portare in aula questi atti che servono soltanto ad andare nei territori e dire che il 5 Stelle non vuole abbassare le tasse. Grazie.